È giovedì e oltre a essere il giorno che anticipa il giorno della fine della settimana, e ci piace tanto il giovedì anche per quello, ma ci piace soprattutto perché c'è lei, Tamara Malleo. Buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Good Morning Milano e di questa radio. Buongiorno allora. Tamara, dove ci porti di bello oggi? Facci diventare il teatro la nostra abitudine. Allora, ci proviamo. Allora, adesso oggi ci iniziamo subito con il Teatro degli Angeli, che è una costola del Teatro Oscar, quindi è diciamo così, abbinato al Teatro Oscar, è gestito sempre da Giacomo Poretti, da il Teatro degli Incamminati, e il Teatro degli Angeli ha iniziato la stagione settimana scorsa con uno spettacolo su Walter Chiari, e invece la prossima settimana, il 29, il 30 e il 31, porta in scena un autore molto interessante che si chiama Lorenzo Maragoni. Io l'ho conosciuto tanti anni fa con una compagnia indipendente del Veneto. Adesso invece lui ha iniziato una carriera da, diciamo così, personale, da singolo, e ha vinto molti tornei di Poetry Slam. È un genere che si sta molto sviluppando, quindi una poesia però molto musicata all'interno di tornei. Lui è anche un attore molto bravo e porta questo spettacolo che si chiama Grandi Numeri proprio al Teatro degli Angeli, che si trova, scusate non l'ho detto, accanto in via Colletta, accanto al Teatro Oscar, quindi sempre in zona Corso Lodi, quindi potete raggiungere la metropolitana gialla Lodi o con la 92, la 91, con le varie circolari. Lo spettacolo lui mette insieme alcuni elementi che ci permettono di conoscerci tra persone, perché al centro della sua indagine in questo spettacolo c'è la solitudine. Allora lui dice: nel secolo della solitudine ci sentiamo visti e capiti attraverso i nostri gusti, le nostre scelte, i nostri comportamenti. Prima funzione dell'arte, poi funzione della terapia, oggi la conoscenza è diventata una questione di avere abbastanza dati, cioè di avere abbastanza elementi per dire che ciao. Tanta vita. In maniera molto ironica, molto divertente, lui è bravissimo in questo, e soprattutto ha un utilizzo della parola incredibile, perché proprio ha una consapevolezza e ha una diciamo proprietà di linguaggio molto ampia, e soprattutto riesce a declinare la parola attraverso anche la poesia, quindi è un po' una stand-up comedy, una poetry slam, e poi c'è un'interazione fortissima con il pubblico. Quindi 29, 30, 31 lo trovate al Teatro degli Angeli, via Colletta. Perfetto. Poi, dove andiamo poi? Al Teatro Binario 7, siamo a Monza. Monza, sì. Benissimo, a Milano, peraltro, Binario 7 è accanto alla stazione. Infatti, si chiama Binario 7 perché è proprio il settimo binario della stazione, quindi cioè, esatto. È comodissimo arrivarci da Milano, esatto, con il treno. Spesso e volentieri sono andato, effettivamente, molto, molto comodo. Sì, è molto, molto comodo. Peraltro, c'è uno spettacolo. La stagione è molto bella, però c'è uno spettacolo in questo momento, da domani, venerdì 25, che si chiama Polmoni. È di un autore inglese che si chiama. Aspetta, che te lo dico subito, perché se no mi dimentico. Sono troppi Tamara, non puoi ricordarli tutti. Sono le 8 del mattino e sono un po' Duncan Macmillan. Loro in scena sono Michele De Paola e Marisa Grimaldo. Un testo bellissimo sulla maternità. Questa coppia si chiede se è il momento di avere un bambino, che cosa questo bambino porterà, o bambina chiaramente, questo essere umano porterà nella loro vita, quale grande rivoluzione porterà nella loro vita, se sono abbastanza se sono pronti in questo momento ad affrontare questa grande rivoluzione della propria vita, e che cosa succederà una volta che questo nuovo essere, questa nuova vita entrerà nella loro esistenza. E quindi è tutto un lavoro a due sul palco, molto intimo, molto profondo, ma anche molto vero, perché poi la drammaturgia anglosassone ci insegna che con diciamo così, con una narrazione molto pulita, molto dritta, ci porta al cuore delle situazioni. Poi, quindi siamo Binario 7, Monza, Binario 7. Ultimissimo, siamo a Campo Teatrale, zona Lambrate, Relil è morto a Mosca. Campo Teatrale ospita dal
dal 22 al 27 ottobre, quindi in questa settimana fino a domenica, César Brie, che è un autore sudamericano molto conosciuto nel campo del teatrale, porta questo, questo testo, che è un testo dove si parla, c'è una grande riflessione sulla, sulla guerra, e ci sono 9 artisti in scena, 9 corpi che ricreano con le parole, con i canti, con i danzi una storia di libertà e amore per l'arte, un'avventura umana in cui la narrazione è accompagnata dai dipinti di Chagall e dai personaggi di Relier. Quindi diciamo che c'è un viaggio nell'arte e nella storia del teatro molto profonda. Siamo nel 1948, si parla appunto di una rappresentazione teatrale che però si mescola poi agli eventi di Mosca del 48. Beh, insomma, 3 spettacoli come sempre molto diversi da loro, ma molto interessanti. Io però poi mi devi spiegare come fai a scovarli tutti quanti, però non i segreti del mestiere, no? Tamara, no. Prima di salutarci e di ringraziarti come al solito con tutta l'immensa gratitudine che possiamo avere per te, ricordaci anche dove possiamo approfondire la conoscenza con te e il mondo del teatro. Allora, Teatro Mania, che è la trasmissione che curo e conduco, va in onda il venerdì su Milanao, canale 191 del digitale, dalle 15.30 alle 17, e il lunedì su Antenna 3 alle 23.30, canale 11. Grazie mille, Fabio. Grazie mille, Tamara Malleo, l'abitudine del teatro, sempre qui tutti i giovedì, insieme appunto alla nostra Tamara. Grazie mille, buona giornata, Tamara. Grazie.